Sono allo stremo i 70 lavoratori della TR di Colonnella, l'azienda vibratiana fallita miseramente dopo essere stata un'eccellenza in Italia nella lavorazione dei compositi e in particolare del carbonio. La produzione si è interrotta a marzo del 2020 per il distacco dell'energia elettrica a causa del mancato pagamento delle bollette da parte della proprietà. Attualmente i 70 dipendenti vivono di cassa integrazione al 60%, praticamente la fame. I sindacati CGIL e CISL e UIL di Teramo hanno chiesto più volte di poter incontrare i curatori fallimentari per discutere le istanze dei lavoratori, richieste fino ad oggi inascoltate. Attualmente com'è la situazione dell'ATR dei lavoratori e voi che cosa chiedete? Allora, l'ATR, ricordiamoci, è un'azienda vibratiana, insomma insiste su Colonnella, che ha vissuto due fallimenti, non uno, ben due fallimenti, l'ultimo a novembre del 2020. Un'istanza di fallimento presentata tra l'altro dai lavoratori, un fallimento presentato perché i lavoratori non solo non percepivano 5 mensilità o 6 mensilità, ma anche perché l'azienda, il capannone, non aveva neanche più la corrente, perché il Di Murro, insomma il vecchio gestore della società, non pagava neanche le bollette. Questa è un po' la situazione. Noi chiediamo quello che abbiamo sempre chiesto, un futuro per questi lavoratori. Il carbonio, quello di cui si occupa l'ATR, è un materiale importantissimo che si trova dappertutto, dall'edilizia alla nautica, all'arredamento, insomma dappertutto. Tant'è vero che tutte le aziende intorno che si occupano di carbonio riescono a produrre e fare ricchezze e fare molto lavorare. Noi chiediamo che l'ATR torni ad avere quella possibilità iniziale che abbiamo sempre ritenuto avere, un know-how altissimo. I curatori fallimentari però non vogliono incontrare i lavoratori? Allora, noi abbiamo richiesto ai curatori fallimentari un incontro insieme alla Regione, perché vogliamo parlare di futuro. Futuro rispetto non solo al ricorso avverso al fallimento presentato dal Di Murro, ma di futuro perché è necessario fare delle politiche industriali che possano attirare investitori su quell'area. Attualmente i curatori fallimentari sono anche datori di lavoro e vorremmo noi dire anche la nostra, quando dico nostra parlo chiaramente dei lavoratori, perché noi esistiamo se esistono i lavoratori, rispetto al ricorso presentato dal Di Murro, perché insomma temiamo che concedere un concordato al Di Murro possa ripetere esattamente la stessa gestione scellerata che abbiamo visto fino a poco tempo fa.